Noi dobbiamo sempre ricordarci che siamo figli di grandi eroi, grandi personaggi come Lucio Scevola, Cincinnato, Cicerone, Giulio Cesare, Cardano, Mazzini, per arrivare ai giorni nostri fino a Mattei, Moro, Falcone. E dobbiamo sempre tenerli ad esempio. E nei momenti più gravi e più bui della nazione, della cultura, della società, della civiltà addirittura, che si formano le coscienze e la consapevolezza dei più profondi e concreti valori. È da lì che se ci sono questi valori e noi riusciamo a rintracciare dentro di noi, è da lì che rinasce l'azione, anche la riscossa. Si fa muro, si fa barriera, si fa trincea. Pure nella piena consapevolezza che si rischia tutto, che forse non vedremo più il nuovo giorno. Tanti mi chiedono: ma che si rischia? Si rischia? Certo che si rischia! Ma tanto la vita ridotta a schiavitù non serve a niente, non c'ha più nessun valore di essere vissuta. È allora che occorre lanciare il cuore oltre l'ostacolo e andare a raccoglierlo al di là del fiume, come hanno fatto i nostri nonni, sul Piave. È in questi momenti che si vede il reale valore di un popolo. E se non sapremo risorgere,